Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Michele Santoro potrebbe presto fare il suo ritorno a Mediaset. Questa è l'indiscrezione lanciata da Salvatore Merlo sul Foglio, che ha catturato non poca attenzione. Secondo Merlo, ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza della TV presieduta da Pier Silvio Berlusconi ed il controverso giornalista 72enne che clamorosamente potrebbe fare ritorno sulle reti del Biscione. Si dice infatti che il giornalista potrebbe diventare ospite fisso del programma di Bianca Berlinguer su Rete 4. Inoltre, pare che già prima della morte di Silvio Berlusconi ci siano stati dei contatti telefonici tra Santoro ed il leader di Forza Italia. Qualche settimana prima di morire Silvio Berlusconi aveva avuto un lungo colloquio con Santoro. I due, pacifisti, si erano ritrovati in una medesima analisi sulla guerra in Ucraina. E al termine del loro colloquio Berlusconi aveva prospettato a Santoro un rientro a Mediaset, come ha scritto sul quotidiano Merlo. Michele Santoro a Mediaset, l'indiscrezione bomba. Dopo la morte del Cavaliere, i vertici di Mediaset hanno di nuovo contattato il conduttore e giornalista proponendogli una collaborazione, cercando di mantenere fede alle ultime volontà di Berlusconi. Stando dunque all'indiscrezione riportata sulle colonne del Foglio, pare che Michele Santoro voglia avere campo libero a Mediaset, come conduttore o capo progetto di un programma di informazione e di approfondimento. Michele Santoro, in ogni caso per Santoro sarebbe un doppio rientro. A Mediaset, sì, ma soprattutto in televisione, dalla quale si era allontanato per coltivare la sua attività di produttore. Questo quanto riferito dal giornalista Merlo in attesa di future conferma da parte della dirigenza del Biscione che potrebbe così aprire un nuovo corso archiviando vecchie questioni che hanno caratterizzato la scena televisiva negli ultimi anni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.